Buongiorno a tutti e a tutte, buona vita a tutti, fratelli e sorelle. Non so dove pubblicherò questo breve video che sto facendo adesso, ma mi sento connessa con le forze universali. E siamo nel Kali Yuga, come ho già detto in vari video, e dunque dobbiamo prepararci al peggio. Come avete visto, io avevo praticamente pronosticato, come avete visto, avevo avvertito di quello che sarebbe accaduto in quest'autunno: conflitti, guerre e terremoti. Mi sono basata in parte sul libro di Nostradamus, che dovrei avere qui. Scusate, è molto improvvisato questo video. Dovrei avere qui, va bene, ve lo mostrerò dopo perché adesso non lo trovo. Adesso non lo trovo. Aveva fatto la sua comparsa qualche giorno fa, quel libro appare e scompare nella mia casa. E quindi le previsioni di Nostradamus e anche quelle di Baba Vanga, due chiaroveggenti molto validi. E quindi avevo previsto i terremoti che sono accaduti e che stanno accadendo in varie parti del mondo, e tra poco anche in Italia ci sarà, diciamo, una catastrofe naturale. Io non so se faccio bene a fare questo video perché non bisognerebbe allarmare le persone. Prendetele col beneficio di inventario. Poi il karma, come sapete, è modificabile, quindi potrebbe anche non avvenire quello che io sento, presuppongo che invece avverrà. E infatti, io ho preparato una valigia con gli indumenti dei miei familiari, anche roba mia, perché nel caso appunto dell'inizio di queste forti scosse che avverranno in molte parti d'Italia, io almeno abbiamo il necessario, sperando di salvarci noi anzitutto, perché quella è la cosa più importante, però il necessario per andare avanti. E quindi, ammesso poi che in quei momenti uno pensi a, voglio dire, a cosa portarsi dietro, in quei momenti è chiaro che viene solo voglia di uscire al più presto di casa e badare anzitutto all'incolumità fisica nostra e di chi ci vuol bene. Un Kali Yuga veramente notevole, con le guerre che stiamo vedendo. Non bisogna parlare di guerre, quando carico il video c'è scritto che non si va, vabbè, quindi mi manderò sul generico, in dettaglio, voi sapete quali sono queste guerre. Quindi ci troviamo investiti da un vortice di eventi, da un vortice di eventi ai quali per ora assistiamo come spettatori e ne siamo coinvolti anche economicamente, come sappiamo, anche l'inflazione appunto è dovuta anche a questa instabilità economica mondiale. E niente, quindi volevo soltanto dirvi che cosa possiamo fare. Allora, anzitutto, guardate, dice un grande saggio indiano, quello che attualmente non ricordo il nome preciso, sta facendo delle conferenze a Milano, molto belle, questo grande guru indiano, che ha detto che praticamente quello che sta avvenendo non mi piace usare la parola colpa perché fa parte del cristianesimo, però siamo noi uomini che produciamo le sciagure mondiali, che produciamo le guerre, che produciamo la povertà, che produciamo la recessione economica, perché siamo, e questo continuo poi io, attaccati troppo al materialismo, alla competizione, all'ambizione. Nella parte riservata agli abbonati del canale esoterico, non so se poi lo pubblicherò sul canale esoterico questo video, si iscrivono molte persone. Qualcuno si è poi disiscritto perché voleva dei rituali, voleva dei rituali per la prosperità, rituali forti, di magia nera, addirittura demoniaci, che io invece non ho intenzione di dare. E perché ricordatevi che tutte le volte che noi cerchiamo, no, di accumulare molte ricchezze, c'è qualcun altro poi che ne ha sempre di meno. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Ecco. Quindi dovremmo tutti quanti accontentarci di quello che abbiamo, perché noi poi in Occidente abbiamo molto, abbiamo molto. Io ho fatto un video in difesa del Medioevo, non era un video, era una live su Confidenze sul web. Non so se anche per le live c'è praticamente il link, se c'è ve lo incollo sotto questo video. Appunto, in cui dicevo che basandomi su un articolo, e poi l'ho citato questo articolo, adesso non ricordo, non sono sicura sull'autore, quindi non lo dico, ma poi potete andare a guardare questa live su Confidenze sul web, e si intitola In difesa del Medioevo, in cui leggo e dico molto di mio su quello che penso. Io ho studiato il Medioevo con particolare interesse all'università perché è un'epoca di contrasti.
che mi è piaciuta tantissimo. Mai avrei pensato poi, 30 anni dopo la mia laurea in lettere e filosofia, che risale al 1991, non avrei mai pensato, 30 anni dopo, che mi sarei ritrovata io stessa in un medioevo ben peggiore di quello che ho studiato all'università. E quindi, ecco, il medioevo, alla fine, questo medioevo qui, io lo chiamerei secondo medioevo, chiamiamolo così. È ancora più ricco di contrasti, è peggiore rispetto all'altro, perché non ci sono più ideali, non ci sono ideali spirituali in questo medioevo qui. Gli ideali spirituali sono assoggettati all'interesse economico, quindi non ci sono più appunto ideali spirituali, c'è ancora più competizione, poi lì c'era almeno fiducia nelle istituzioni, nel medioevo classico, no? Nel medioevo che tutti studiamo sui libri di storia, che va dal, adesso lo dico, dal 476 d.C. con la deposizione di Romolo Augustolo fino alla scoperta dell'America del 1492. Vabbè, non voglio fare una lezione di storia. E dunque, sto pensando che devo andare a lavorare solo in un'ora di pausa e mi sono messa qui invece a fare questo video. Quel medioevo, perlomeno, c'era più fiducia nelle istituzioni, anche il popolo aveva più fiducia nelle istituzioni o era più inconsapevole, non lo so. È vero che cercano invece adesso, appunto, di inculcarci una fiducia che non riusciamo ad avere facendoci lavorare tante ore al giorno e fino a tarda età. Quindi i progressi anche della medicina che servono appunto a tenerci al lavoro il più possibile, non, se sono così, cioè se servono a questo, non lo so quanto insomma, avete capito, puntini puntini, non voglio, io sono una fautrice della medicina tradizionale. Quindi, chi mi conosce bene sul canale Confidenze sul web sa che qualche problema di salute, non mentale come uno potrebbe pensare, ma fisico, ce l'ho. E se sto così e riesco a fare questi video, lo devo ai medici, lo devo ai dottori e alle cure che seguo da più di 20 anni per una malattia autoimmune. Vabbè, lo dico, ormai lo sanno tutti. Quindi sì, progressi per questo, però non è giusto che questi progressi debbano servire per lavorare fino a 70 anni. Ecco, e sì, l'aspettativa di vita si è allungata, ma che vita è se dobbiamo correre e lavorare ore e ore al giorno? Io mi sono presa varie pause dal lavoro, adesso sono dovuta tornare, perché poi così, quando si inizia, voglio dire, quando si inizia poi a lavorare, specialmente le donne, sono poi costrette, vuoi per esigenze economiche e familiari, vuoi burocratiche o altro, quindi è davvero una catena, un gioco, una mannaia che tutti abbiamo sulla testa, uomini e donne, fino a tarda età. E questo è medioevo, questo è medioevo anche. E in più non abbiamo i valori spirituali che c'erano invece in quell'epoca, perché la religione cattolica ha fallito, intanto poi c'è stata la Santa Inquisizione, eccetera, eccetera, quindi la Chiesa si è dimostrata collusa col potere politico e insomma, come sappiamo, no? Ha fatto tanti danni ed ecco che non c'è più neanche la fiducia in quel tipo di spiritualità e cerchiamo altri tipi di spiritualità e questo appunto è il successo di questo guru indiano a Milano, un successo a mio parere meritatissimo, meritatissimo e con la globalizzazione sempre più siamo connessi a quello che accade in tutto il mondo, quindi anche il tipo di spiritualità, sto guardando l'orologio, anche il tipo di spiritualità orientale che sembrava non essere adatto a noi, alla fine si sta rivelando invece adatto perché anche noi cominciamo ad avere i nostri problemi. In questo Kali Yuga che imperversa, cerchiamo almeno di aiutarci l'un l'altro. Io questo video forse lo metto sul canale esoterico, anche se è un po' diverso dagli altri, per questo motivo e per tutti, invisibile a tutti. Cerchiamo quello che possiamo fare, cos'è? Aiutiamoci gli uni con gli altri e cerchiamo di dare agli altri, se abbiamo qualcosa in più, cerchiamo di darla. Ecco. Io fino a pochi anni fa versavo volontariamente una cifra per aiutare i bambini dell'Africa a superare i problemi agli occhi, perché lì ci sono delle malattie terribili a causa delle quali i bambini diventano ciechi. Quindi ho versato fino a quando mi è stato possibile qualcosa ogni anno. Quindi se possiamo facciamo beneficenza e aiutiamoci gli uni gli altri nei posti di lavoro, nelle famiglie, nelle comunità. Cerchiamo di aiutarci e così facendo, ognuno nel nostro piccolo, se fa questo, aiuta il mondo intero. Chi ha di più, dia di più, va bene? In termini affettivi, in termini emotivi e in termini economici, ecco questo che volevo dire. Cerchiamo di aiutarci perché le risorse ci sono per tutti.
Va bene, vi saluto e grazie, a presto con altri video della tipologia che conoscete. Ciao. Ed eccolo, il libro delle profezie di Nostradamus. L'ho trovato. Allora, questo libro costa solo 5 euro, anzi 4,90 euro per esattezza su Amazon ed è davvero una edizione integrale, economica, ma ben fatta, come potete vedere. Ecco, vi leggo un attimo qualcosa che riguarda la presentazione. Più volte ristampate, oggetto di infinite discussioni, le profezie di Nostradamus sono state spesso divulgate in traduzioni molto successive, piuttosto inaffidabili. Questa edizione contiene la traduzione letterale integrale col testo originale a fronte e le note esplicative della prima edizione delle profezie, realizzata a Lione nel 1555 e seguita dallo stesso Nostradamus. Grazie alla cura di Paolo Cortesi, Nostradamus viene restituito alla sua autentica dimensione storica e culturale, quale filosofo ermetico rinascimentale non meno sorprendente del personaggio creato dalla leggenda. Vedete, è molto bella anche la grafica del libro, è molto interessante. Sì, le quartine sono criptiche, sono difficili da interpretare, però guardate, con un po' di buon senso, un po' di connessione alle forze universali, secondo me, tutti voi, qualche auspicio per il futuro potete trarlo. Ciao a tutti!